Benvenuti alla prima puntata degli Indicati, dove proverò ad indicarvi i migliori indie su piazza. Quindi, carta e penna, prendete nota. Oggi vi parlerò di Ghost Control Inc., un indie strategico in tempo reale, tutto ispirato alla serie dei Ghostbusters. Cominciamo. Il gioco è ambientato a Londra e il nostro scopo sarà quello di formare una squadra di acchiappafantasmi con l'intento di dominare il mercato, sì, perché ci saranno altri team di acchiappafantasmi rivali, altre società che proveranno a metterci bastoni tra le ruote. Quindi cominciamo subito a scegliere un personaggio tra quelli casuali che ci vengono assegnati. Io direi di prendere questo biondo e chiamarlo Mr. Indy. Ok, qui troviamo il nome della società, che nome vogliamo dare alla società, la chiamiamo gli Indicati. Ok, a destra le difficoltà, easy, normal, hard, metteremo normal, spunta tutorial, sì, no, mettiamo il tutorial, Iron Man, ovvero la possibilità di dare potere al gioco di decidere se e quando salvare, no, disabilitiamo, cominciamo. Ok, ci viene introdotti subito nel nostro campo base, ovvero la nostra sede, dove comincia la nostra avventura. Qui c'è il nostro smartphone con le notizie. Allora, andiamo velocemente a vedere il lab di gioco. Allora, abbiamo la scrivania, nel quale poter reclutare nuovi acchiappafantasmi, dietro pagamento ovviamente. Ognuno di essi avrà una classe. Poi abbiamo la stanza supplementare nel quale poter decidere di sviluppare o la palestra o il laboratorio di ricerca. La palestra serve a potenziare fisicamente i nostri acchiappafantasmi, mentre il laboratorio di ricerca potrà servire a sviluppare e potenziare i nostri oggetti mediante gli ectoplasmi. Ectoplasmi che si accumuleranno tramite la cattura dei fantasmi e verranno versati. È praticamente una sostanza che verrà versata all'interno dell'ectovaluta, questo recipiente che ci permetterà di tenere la conta e utilizzarli per sviluppare armi e attrezzature con l'ausilio del laboratorio di ricerca. Questi ectoplasmi possono essere anche venduti in cambio di sterline. Ovviamente non ne abbiamo, non abbiamo catturato ancora nessun fantasma. Qui si salva la partita, qui c'è la nostra macchina, ok, qui possiamo scegliere i membri del nostro team da mandare in pattuglia, qui abbiamo lo storage, ovvero il baule della macchina con i vari oggetti, mentre qui abbiamo il nostro armadietto del nostro rifugio. Arruoliamo un altro membro, direi di arruolare questo bel baffo. E portiamolo con noi, ok. Partiamo. Ok, arriva subito la prima telefonata, accettiamola. Okay. Ci introduce al gioco e ci dice di prendere parte all'allenamento per le reclute. Ok, cosa dovrei fare? Ok, ci dice dove andare e accettiamo la missione. Come vedete, questa è la mappa di gioco, ve la faccio vedere brevemente, è piccola ma efficace. Abbiamo vari logo, tra cui le pompe di benzina, queste qui. Poi abbiamo i negozi di oggetti, ovvero questo e questo, dove poter comprare equipaggiamento per i nostri acchiappafantasmi. L'ospedale è questo qui, che servirà a curare i nostri cacciatori di fantasmi. E i campo base, che praticamente gli HQ, gli headquarter, che ci serviranno per trasferirci di base in base, ovviamente se con sempre più spaziose ma più costose ovviamente. Questo è il nostro obiettivo momentaneo. In alto abbiamo la benzina, questo misurino verde con le tacche. Abbiamo i nostri fondi e i soldi che dovremo pagare ogni settimana, sì, perché in Inghilterra si paga tutto a settimana, insomma. Qui abbiamo il nostro smartphone velocemente con le notizie.
Sì. Poi abbiamo i nostri membri del team, gli obiettivi, ovvero get better at the quarter, quindi trasferirci in una base migliore. Per far quello ci servono i soldi. La Spookipedia, che ci permetterà di visionare tutti i fantasmi che abbiamo incontrato nel gioco, i loro pro e contro. Gli achievement e le varie opzioni. Ok, mettiamo da parte il cellulare e partiamo. Ok, qui possiamo equipaggiare i nostri acchiappafantasmi. Questo prende la jumpsuit, ovvero la tuta, darà più 2 al morale al nostro acchiappafantasmi, lo zaino, la trappola. Lo zaino servirà per colpire i fantasmi ed indebolirli, mentre la trappola servirà per catturarli. Al nostro buffo daremo solo la trappola, in modo che ci farà da aiutante. Qui abbiamo le statistiche. E ok, pronti. Okay, let's inspect this and let's go for the Ok, siamo nei detail. pressi di questo magazzino. Qui è dove dovrà svolgersi la nostra prima disinfestazione. Ok, in alto abbiamo le variazioni che possiamo far effettuare al nostro personaggio. Loro nel training ci consigliano di effettuare questa qui. Muovi e spara. Ok. Una volta cliccato vedrete una griglia verde nel quale potersi spostare. Ovviamente potremmo spostare il nostro personaggio solo lungo questa griglia verde. Ok. Ci sta dicendo che ognuno dei nostri cacciatori ha a disposizione due quadrati in testa rossi, che sono i punti azione, ovvero sono le azioni che il nostro personaggio durante un turno può effettuare prima di cedere la palla al compagno o al nemico. Ok, quindi muoversi costa un punto azione, aprire una porta, ad esempio, come in questo caso, ne costa un altro. Ok, andiamo avanti. Una volta entrati in una stanza, bisognerà accertarsi di accendere la luce, perché la luce ci potrà garantire possibilità di sparo e visione del tutto. Senza di essa non potremo visionare nemmeno i fantasmi che sono all'interno. Quindi accendiamo la luce. Innanzi a noi c'è il poltergeist. Ok. Il poltergeist ha 2 punti vita ed è uno dei fantasmi più deboli del gioco. Ok. Con questo qui si finisce il turno. Ok, il poltergeist ha appena spaccato un pezzo di mobilio. Come potete vedere a destra c'è la scritta damage, c'è una barra che si è leggermente riempita. Questa sta a indicare i danni che i fantasmi arrecheranno alla struttura. Maggiore saranno i danni che i fantasmi arrecheranno alla struttura, maggiore si riempirà questa barra e minore sarà il pagamento finale. Qualora si dovesse riempire tutta la barra di rosso, la nostra missione sarebbe fallita. Ok, ora il nostro compito sarà quello di sparare al fantasma indicandolo con il mouse, ok, tramite il nostro aspiratore. Ok, l'abbiamo indebolito, la sua energia è calata a 1, prima era a 2. Ora non ci resta che piazzare la trappola che abbiamo equipaggiato. La trappola va piazzata sempre sotto il fantasma o in zone adiacenti dove può camminarci. Ok, il tutorial finisce qui. One Ecco problem il less. nostro pagamento. In rosso ci sono i danni causati dal fantasma. Essi verranno detratti dal pagamento finale, dal nostro stipendio. Ok, obiettivo completato. Perfetto. Allora, penso che diciamo che il gioco è più o meno questo. Riceveranno chiamate, si andranno sempre in luoghi differenti, ma il modus operandi super giù è sempre lo stesso, quindi bisognerà fare super giù sempre questo. I fantasmi potranno inoltre, oltre a distruggere le strutture, potranno ferire i nostri acchiappafantasmi, spaventandoli, e essi verranno fatti guarire.
dovranno essere fatti guarire nell'infermeria, che se non fatti guarire potranno andare incontro alla pazzia che li farà letteralmente internare. Verranno ovviamente disabilitati dal servizio, quindi perderemo i nostri personaggi. Ok, come vedete il gioco è molto semplice, le meccaniche anche, la grafica è molto carina, il concept ricorda quello dei Ghostbusters, quindi per un appassionato è qualcosa in più. Può garantirvi svariate ore di divertimento, ma è quel tipo di gioco molto semplice che può anche farvi perdere giusto 5 minuti. Lo trovate su Steam al prezzo di 13 euro, scontato anche alla metà del prezzo. Ve lo consiglio caldamente. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete anche un bel pollice. La prossima volta vi indicherò un altro titolo su cui prendere nota. Questo è tutto, buone cose, buona vita, ciao!